riprendiamo il discorso. Se è una, quindi una, a che serve? Può servire a qualcosa, anche se vinci in primo grado e arriva in secondo grado. Poi c'è la Cassazione fra 15 anni. Ammazzavano le sentenze con Carnevale, figurati se non fanno un favore alla BCE, che ha un potere immensamente più potente. Allora, pastore, lo dico una cosa importante: la gente non lo sa, ma c'è un processo contro la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia e tutte le banche commerciali italiane. Indovina un po' dove è incardinata? Siamo riusciti a incardinarla a Vibo Valentia, che è giù nello sprofondo del non del... si scherza. Questa è la... Però io volevo fare un discorso. Lui è Giorgio Vitali, mio collega, io so, siamo di Alba Mediterranea, lui è anche Asso Consumatori e poi European Consumer e poi che altro sai, mi ricordo più. Quadri, e poi c'è un'altra cosa che non mi ricordo mai. Beh, queste sono le più importanti. Alba Mediterranea è ovviamente quella in questo momento che condividiamo sì, di più. Se vuoi vedere anche questo, vediamo anche questo. Accidenti, mi dai il documento. Questo è il tesserino da killer. No, questo qui fare un discorso più ampio, no? Questa è la visione normale. No. Poi una volta uno fece una domanda di questo genere, ok, questo te una volta capisci come funziona la moneta, il signoraggio, la truffa, è sempre stato dopo così. Ti ricordami che ti do una copia di una delle ultime denunce. Ma la domanda da farsi è ribaltare la questione. Parla di farlo. La gente... No, non è venerdì, è giovedì. Saprebbe meritarsi giovedì. Usare bene assolutamente no. La sovranità monetaria. Assolutamente no. Cioè, il signoraggio, diciamo, la gente saprebbe gestirlo come fa Amarra con l'inveramento, con le teorie, come Auriti diceva, la proprietà della moneta deve nascere a credit, che è anche lì un errore, diciamo, proprio contabile. Non deve essere né un credito né un debito. Deve essere l'inveramento non se l'ha inventato Amarra. Si è inventato il termine, vabbè. Ma abbiamo litigato due minuti fa. Guardi che prima di lei c'è un lui c'ha un ego talmente grosso come tutti gli umani, no? Per cui non riesce a uscire fuori, che è il problema vero dell'umanità, certo, la propria autocensura, la autocritica, la possibilità di gestire in maniera equilibrata il proprio ego, esatto, perché è ancora nella fase evolutiva di anima bambina o neonata. Chiaro che questo discorso lo puoi fare quando hai un'anima che ha passato diverse esperienze, al di là del fatto che sta facendo una cosa buona e giusta, perché sta prendendo tempo, denaro, certo, per un ideale, certo, di giustizia, certo, equità, eccetera. Certo. Però non è solo quello, ci vuole qualcosa di più. Ci vuole qualcosa. C'è da fare un altro discorso, ma se il mondo è avanti così ed è retto da un'intelligenza superiore, a meno che uno non sia materialista e si fermi solo a... Deve cambiare, allora siamo a un momento di passaggio inderogabile oramai. Ah, dammela bene. E quale sarà le possibilità? Quali possono essere i possibili scenari? Io credo che sono. Ok, non sono più. Come dice giustamente Marco. Prendi una penna, te la regala. Vabbè, grazie, la penna non sempre. Parliamo oltre, aspetta, voglio interrogare lui. Allora, invece, lascia stare le belle ragazze. Grazie. Tu quanti anni hai? Io? Quasi 43. Però, complimenti, ti porti benissimo. Grazie. Pensavo di meno, perché lui è un satiro che va con le bambine. Accidenti. Un satiro, bambine adulte, insomma. Non c'ha proprio una faccia da noi. Sì, è un satirone. Non a caso è gran sacerdote del dio Priapo. Mica scherza lui. Sul serio, no, eh? Dice le cose come stanno. Sul serio, eh? Noi abbiamo rifondato il culto del Priapistico, che era un grande culto che è durato addirittura nel Salento fino ai primi anni del Novecento, pensa. C'erano le cerimonie, appunto, pagane, con diciamo le... Come si chiamano? Le orge, quelle che diciamo. Come si chiamano le bacchiche? Con le baccanti, con i canti orfici, sì, eccetera, tutte queste cose qua. Che, e anche i canti a Priapo, a Priapo, certo. E quindi, diciamo, fino a 70-80 anni fa avevamo ancora queste manifestazioni, queste cerimonie pagane. Per la salvezza dei raccolti, per la salvezza del raccolto e la fertilità del terreno. Addirittura la cerimonia era un coito simulato con la madre terra. Capito? E quindi c'era l'aspersione del seme per terra, sul serio, non è che scherzavano. E il seme veniva poi, diciamo, fertilizzato dalla terra. E quindi, diciamo,
poneva bene la cerimonia. Questi fanno anche da parte dove abito io. Ma è da lì, dal centro Italia fino a Salento. Sì, come si chiama? Coltivatore di vino. Sì, fa proprio queste feste, questi rituali pagani. Sì, sì. Sì, per la, diciamo, la fertilità del raccolto, delle messe in generale, addirittura dell'allevamento delle api. Lui lo fa nella vigna, se non sbaglio, nel mese di novembre. Sì, sì. Sì, fa proprio questi rituali. Certo, questi rituali orfici. A Madre Terra. Sì, sì. Tutto. Tu che fai? Io? No, no, domani, che fai nella vita? La parrucchiera. Che fai? La parrucchiera. Ah, come mai ti occupi di questo? Vabbè, ma mi è sempre affascinato la politica. Che questo a me non conosci noi, ti ha affascinato, non conosci noi? Sì. Ma come no, io ti ho fatto mai, ci siamo incontrati altre volte. Non credi che... Ma stiamo a fare la parte. Bene. C'è una memoria visiva che... No, io non ci siamo mai visti, mi sa noi, io non mi ricordo. No. Oddio, no, non siete facce sconosciute. Boh. Vabbè, andiamo avanti col discorso della validità, del perché della validità di questo, diciamo, queste manifestazioni attuali. Allora, bisogna chiarire alcune cose. Se non riusciamo a chiarire, l'abbiamo detto anche stamattina in macchina quando veniva. E parlavamo relativamente al ruolo e alla funzione di un'opera che moltissime persone hanno letto, che è il Codice da Vinci. Il Codice da Vinci sì. ha preso l'argomento che era stato... Rubandolo dai due ricercatori inglesi. Sì, che erano Bygent e Lee. E poi ce ne stava un altro che si chiamava, mi pare, Kennedy o qualcosa di questo genere. Che lei cerca qualcosa qui? Mi sono messo seduto. Sparita la borsa. E... Allora, qual era la questione? Bygent e Lee avevano fatto un libro che raccontava tutta una storia abbastanza complessa relativamente al fatto che il buon Gesù, lungi dal morire straziato in Palestina, si era invece recato con la moglie Maddalena e bordeggiando lungo il Tirreno e l'Egeo, è arrivato in Francia e lì aveva, attenzione, e lì aveva dato origine alla dinastia dei Merovingi. Allora, dopodiché, questo libro di cui io c'ho, perché lo voglio ricordare, mi fu regalato dall'amico, dal carissimo amico Guglielmo, oggi morto, e che è veramente di grande interesse. Posso fare una domanda? Sì. Però dire che ha fatto partire i Merovingi è una, così, un'affermazione ipso detto, no? È un'affermazione di una certa categoria. Se un signore che viene dalla Palestina, per i cavoli suoi, fa l'immigrato con la moglie e sbarca in Francia, che possibilità ha poi la sua genia, visto che a quei tempi era molto importante? No, ma qua parliamo dei Templari. I Templari hanno... 1300, no, i Templari sono di prima, sono del 1100. Ma diciamo, gli antesignani dei Templari erano quelli che derivavano da Cristo, che poi sono diventati Merovingi e poi gradualmente... Come ha fatto Gesù a mantenere una linea di sangue che poi è andata a sfociare... Ma questa è una teoria, che cazzo vuoi da me? Io non so nei primi secoli dopo Cristo, è una teoria. No, è lì che bisogna che ci soffermiamo. Un conto che uno scrive un libro e un conto che ci fosse una mitologia che era alla base della fede dei francesi nei confronti di quella dinastia e che si basava su questo concetto. La fede delle dinastie è una cosa che arriva nel Medioevo, prima fino al 400 c'è l'impero romano in Francia, impero romano che per tre secoli... Non c'entra niente. Aspetta, perché per tre secoli si perseguitano i cristiani, quindi Cristo... Una volta trasferito a fare l'estero, ma quella è una teoria, hai capito? Sì, no, mi sembra poco. È una teoria del cazzo, però è una teoria che per loro vale, per i templari vale. Con un ragionamento dell'uomo del Novecento, non puoi criticare
un mito che aveva un peso enorme in quella società. È quello che io voglio dire. Sì. La leggenda sul fatto dinastia che i Merovingi si sono autocelebrati, ci diciamo, arriviamo addirittura a Cristo. Gli altri ci credevano. Allora, la dinastia dei Merovingi, fammi finire, devo arrivare a una conclusione. La dinastia dei Merovingi si basava su questa credulità. Mito, sì. Se poi tu leggi anche un'altra opera importante relativa ai re guaritori, è legato sempre allo stesso mito. Il re guaritore di quella di quell'epoca, che era anche il pontefice massimo dell'imperatore, ricordiamocelo sempre, e quindi lì c'era un ibrido, una contaminazione fra il mistico guariva, e il laico. Allora, guariva con l'imposizione delle mani. Quello che io voglio dire oggi è questo, che quello che conta fondamentalmente nella società è il mito che la sorregge. Non a caso io parlo sempre di cambiamento di paradigma. Oggi noi viviamo nell'ambito di un cambiamento di paradigma. Noi sappiamo benissimo che Gesù Cristo non è esistito, Non è che è un personaggio mitologico. Ci interessa. De Angelis. Attenzione, voglio arrivare a un'altra conclusione. Allora, De Angelis è un amico, ma è anche un paraculo, come Marra, capito? Pretende di sapere tutto lui. Voglio arrivare a un'altra conclusione che è molto importante. E l'ho detto ieri al mio avvocato, perché eravamo andati ieri al tribunale penale e si parlava di questo e di quello, e si parlava sempre del mito fondante di una certa società. Ecco perché noi parliamo di cambiamento di paradigma, per cui noi oggi viviamo il trapasso con un'altra mentalità di base che determinerà ulteriori, ma comunque il cambiamento di paradigma è iniziato nell'inizio del Novecento. L'altro ieri ho fatto un video leggendo un articolo di un grande biologo che oggi è disgraziatamente morto, che era il professor Sermonti, il quale faceva un articolo dicendo che la biologia, grande biologo lui e responsabile dell'Associazione dei Biologi Mondiali, in cui diceva come la biologia arrancava perché non riusciva ancora ad adeguarsi al cambiamento del paradigma che invece avevano fatto i fisici, mentre i fisici, ponendosi delle problematiche legate alle ultime scoperte, avevano creato la fisica post-quantistica, la biologia ancora arrancava in una perché visione. Non era tollerabile quel tipo di fisica adesso, con esatto. E piano piano l'hanno compenetrata. La biologia sta cominciando a adeguarsi alla neo. Oh, è così. Non possiamo mischiare la biologia con la fisica, secondo me. La biologia lavora sulle cellule. Allora, la fisica ha creato. Stavo dicendo. Certo. Stavo dicendo. Anche i maghi del Medioevo, gli alchimisti cercavano di cambiare il piombo in oro. No, sono stati tentativi che poi sono abortiti, ma tentativi che andavano fatti, perché uno scienziato, un ricercatore va per tentativi. Ma aveva la tavola periodica lì nel 1800, ma la tavola periodica non è che un giorno uno si è svegliato e dice facciamo la tavola periodica. È stato così Marco Vignè, non sei degli elementi che non esistevano, sono stati scoperti dopo, per carità. Allora, l'importanza dell'alchimia era il fatto hanno cominciato a comporla e poi gradualmente l'hanno integrata. Ma ti immagini, volta per volta, secondo la storia di Mendeleev, vai su Wikipedia, Mendeleev, tavola periodica, come sei arrivato? È semplice. Allora, la tavola rispondigli te, dai. La tavola periodica degli elementi è nata nel momento in cui è nato il numero atomico. Certo. Il numero atomico è un concetto che si lega alla valenza. È un principio. Ma è un'altra cosa. Allora, l'elenco delle sostanze che si chiama tavola periodica degli elementi è basato sul numero atomico. Va bene. Allora, è un concetto, è un'innovazione che, vedi caso,
Noi il numero atomico cosa è basato? Sul numero faccia... degli elettroni che girano intorno in orbita. Ti lascia stare gli elettroni che non c'entra un cazzo. Allora, basato, noi lo attribuiamo a un, grande uomo. Se mi permetti, sono uno storico della chimica. Se mi permetti. Ma se mi dici che non è legato il numero elettronico. Lui ha fondato il museo della chimica. Ha fondato lui. Io ho organizzato due convegni internazionali sull'alchimia. Allora. Gli alchimisti vendevano se stessi dicendo che producevano l'oro, ma certo. Non interessava sperimentare. No? Certo. Allora, come potevano avere il consenso da parte dei governanti? Bisogna dire poi che gli alchimisti un sacco di ritrovati hanno trovato. La Madonna, ma devo unire in Dio. Basta che ti leggi i testi dell'alchimia, io ce li ho tutti. Credo, quindi non è che non inventavano niente. Ma sono tutte cose. Con lo spauracchio di dire vi invento l'oro. Allora, c'è un libro importantissimo, scritto da un grande storico francese di 30 anni fa. La vita in Europa ai tempi degli alchimisti, e dove narrava qual era la vita che facevano queste persone, i quali vendevano il loro prodotto. Allora, torniamo al discorso, lo dicevo ieri, anche Leonardo ha perfezionato la polvere da sparo, ad esempio. Tanto certo. Per dirtene una, c'era no? Un risultato di insomma, nel momento in cui ha fatto il grandissimo architetto militare e ha fatto il grandissimo architetto. La mitragliatrice ha inventato, gli serviva pure un tipo di. Di carro armato per la mitragliatrice. Sì, certo. Non solo. Inventato e quando ha fatto la nave. Leonardo ha inventato altre cose già. No, ha inventato la mitragliatrice. L'ha ideata, l'ha progettata. No, l'ha inventata. Ma non esisteva. Ma lei a vederla. Prima mitragliatrice non è stata creata da Leonardo. È stata creata da Leonardo. Vatta in vabbè, andiamo, andiamo oltre. C'è il prototipo in legno. Andiamo. Qui alla mostra, qui vicino a Corso Vittorio. È vicino a Corso Vittorio. Andiamo oltre. Allora, seguila. Leonardo stesso ha costruito i canali. No? Certo. Della Lombardia. Certo. Per scopo navigli, militare. I navigli. Per scopo i navigli. Militare. Certo. Allora, concludiamo. Come ha fatto il Gran Canal, ha fatto lo studio, la progettazione originaria, perché poi l'hanno fatta dopo nel 700, 800, del Gran Canal di Midi. E infatti era andato in Francia per... che addirittura è un fiume che passa con le barconi sopraelevati sulle strade. Se tu vai in Francia vedi se che cazzo è il canale che passa sopra la ma strada, tu pensi che ma tu pensi che Leonardo sia andato in Francia perché il re di Francia era interessato all'arte di Leonardo o gli dava la grana mi dava 1000 pezzi d'argento l'anno, sì, capito? Per la Gioconda. Andiamo oltre. Allora, io voglio arrivare a una conclusione. Vai oltre, scusa. Perché Giulio Cesare era importante all'epoca? Se fai salto per i Galli. Perché aveva vinto contro i Galli o perché aveva scritto un libro? Perché ha vinto i Galli, aveva portato un sacco d'oro a Roma. No, ha scritto aveva portato un sacco d'oro a Roma. Sappiamo, non solo, ma gli schiavi. Certo. No, perché l'importanza di Giulio Cesare. Vabbè, argento, ok. L'importanza di Giulio Cesare era di aver scritto un libro in cui diceva le grandi meraviglie di se stesso. Certo, il De Bello Gallico. Un libro. Ah, non era il De Bello Gallico? Come no? Certo. Ah, appunto, no. Poi dopo ha fatto il De Bello Civili, certo, ma quello certo. Che contava era il De Bello Gallico. Certo, lo so. Che tutti leggevano. Certo. Ho letto pure io. Nella Roma colta, se incontravano questi colti, che erano poi senatori, non so, ok, hai letto l'ultimo libro del Giulio? E quella l'importanza. Stavo leggendo ieri che Germanico dava la pensione ai senatori che erano andati in indigenza. In indigenza, lo sapevi? Germanico. Germanico non è l'ultimo venuto. Germanico non è l'ultimo venuto. No, ma ci mancherebbe. Avete studiato come dice. Chiariamoceli bene, certe cose. No, nei tempi di Romano. Ci ho scritto un libro. Quindi non un problema di ore, era un problema che usavano le monete, il metallo. Non, fammi finire un attimo il vade, poi parliamo quanto vuoi. Allora, l'importanza della politica non è nell'ottenimento di un risultato, bensì nel far circolare certe idee. Bensì da farsi circolare certe idee innovative.
quando tu sei riuscito a far circolare quelle idee, hai ottenuto un risultato politico. Certo, e poi ne consegue anche finanziario, economico, politico, in senso sociale anche. Viene dopo. Certo. Oh, è tremendo questo, eh? Sì, rompe. Siamo in tribunale per assistere ad una udienza per noi estremamente importante dell'avvocato Marra, di nostra vecchia conoscenza, il quale ha citato in giudizio la BCE. Poi detto questo ne riparleremo in seguito, perché il ricorso è molto importante. Io francamente non l'ho letto, però gli amici che ho incontrato qui mi hanno detto che è valido, molto valido, e anche dal punto di vista tecnico. Quindi ne riparleremo dopo con qualche altro amico che abbiamo qui. Bene, aspetta che giro, ci avviciniamo. Ecco lì Marra. Però le posso dire una cosa? Nicoletta. Ciao, tu chi sei? Ciao, io sono Nadia. Nadia, poi? Da Avellino. Da Avellino? Yes.